Lingua latina, corso secondo. Oggi vediamo la concordanza dei nomi per quanto riguarda i predicati nominali e aggettivali. Ricordo che si può scaricare la lezione da YouTube, vedi il link nella descrizione del video. Un nome o un aggettivo che descrive o definisce un soggetto, accompagnato da sum o da qualche altro verbo intransitivo o passivo, è detto rispettivamente predicato nominale o predicato aggettivale. Il verbo sum è detto copula. Altri verbi come diventare, sembrare, eccetera, si dicono verbi copulativi. Il predicato nominale o aggettivale deve essere nello stesso caso del soggetto. Pacis semper auctor fui. Sono sempre stato un artefice della pace. Ego è il soggetto sottinteso di fui. Fui è la copula, auctor è il predicato nominale. Altro esempio, quae pertinacia quibusdam? Eadem aliis constantia videri potest. Ciò che ad alcuni può sembrare ostinazione, ad altri costanza. Videri potest è appunto un verbo copulativo, mentre pertinacia e costantia sono due predicati nominali con soggetto quae. Habeatur vir egregius Paulus. Paolo sia ritenuto un uomo egregio. Altro verbo copulativo, habeatur, Paulus è il soggetto, vir egregius è il predicato nominale. Un predicato nominale o aggettivale che si riferisca a due o più nomi singolari va al plurale. Consules creantur Caesar et Servilius. Cesare e Servilio sono fatti consoli. Vedere che consules è al plurale, mentre Caesar e Servilius sono due singolari. Il verbo sum, quando significa esistere, non ha bisogno di predicato nominale, anche in italiano possiamo dire sono qua. E qua vuol dire in questo luogo. Sono, in questo caso vuol dire esisto, sono presente, sto. In latino, un esempio, sunt viri fortes, ci sono uomini forti, dove viri fortes è il soggetto, con fortes aggettivo di viri, ma non è un predicato aggettivale. Leggiamo un brano di Plinio il Vecchio del primo secolo d.C. in un linguaggio scientifico del tempo. Quindi è un pezzo da Naturalis Historia, Liber II, capitolo 4, i quattro elementi. Nec de elementis video dubitari quattuor esse ea, ignium summum, inde tot stellarum illos conlucentium oculos, proximum spiritum, quem graeci nostrique odem vocabulo aer appellant, vitalem hunc et percuncta rerum meabilem totoque concertum, cuius vii suspensam cum quarto aquarum elemento librari medios pati tellurem. Ita mutuo complexu diversitatis, efficit nexum et levia ponderibus inhiberi quo minus evolent, contraque gravia ne ruant suspendi levibus in sublime tendentibus. Analisi e traduzione del testo. Interessante vedere come in questo tipo di trattazione abbiamo una proposizione principale e seguono una serie di secondarie oggettive. E effettivamente la proposizione oggettiva con la sua costruzione con il soggetto all'accusativo e il verbo in infinito, nel modo infinito, dà una sensazione di dato di fatto, appunto di oggettività, e
non di opinione, quindi è più adatto, se vogliamo, a un linguaggio scientifico o comunque un linguaggio dove si riporta qualcosa per certo. Ci sono infatti trattazioni dove addirittura si possono trovare delle costruzioni dove addirittura la principale viene sottintesa, e non è questo il caso, e seguono soltanto delle oggettive direttamente nel testo. Troveremo forse più avanti degli esempi. Concentriamoci su questo esempio in particolare e per aiutare la traduzione lascio con questa struttura alla quale oramai probabilmente vi sarete abituati. Quindi la proposizione principale, nec de elementis video dubitari, riguardo gli elementi, ablativo, elementum, nec video dubitari, non ritengo video, in questo caso non ritengo si dubiti quattuor esse ea, che essi siano quattro. Quattuor è un predicato aggettivale ed esse è la copula, però troviamo questa costruzione in una secondaria, quindi in una oggettiva. Punto doppio, ignium summum. Inde tot stellarum illos collucentium oculos. L'elemento del fuoco, ignium, è quello più alto, sottinteso esse, da cui tutti quegli occhi, tot illos oculos, stellarum collucentium, delle stelle che brillano, dove le stelle vengono viste come occhi. Proximum spiritum, sottinteso esse, il prossimo è lo spirito. Quem graeci nostrique et odem vocabulo aere appellant. E questa è una preposizione di un livello secondaria, di secondo grado, ed è una relativa. Spirito che i greci e i nostri, segue un ablativo, e odem vocabulo, con lo stesso vocabolo, con la stessa parola, aera appellant, chiamano aria. Notare che qua avremmo potuto trovare anche aerem, ma essendo una parola filosofica e quindi volendo mantenere un legame con la parola greca, si usa la declinazione greca, l'accusativo maschile singolare in a invece che in em. Proximo spiritum, vitalem hunc, et percuncta rerum meabilem totoque consertum. Altra preposizione secondaria oggettiva con il verbo sottinteso esse. Vitalem hunc lo spirito, perché dallo spirito sempre si credeva che veniva anche la vita, quindi vitalem, et percuncta rerum meabilem, e permeabile per ogni cosa totoque consertum, è collegato in ogni cosa. Huius vi, per la forza di questo, suspensa tellurem librari medio spati, quindi tellurem, la terra sospesa, che sarebbe il soggetto di questa oggettiva, la terra sospesa si libra in mezzo allo spazio. Medio spazi, cum quarto aquarum elemento, con il quarto elemento delle acque. Ita mutuo complexu diversitatis, così in un mutuo abbraccio o in una mutua concorrenza di diversità, efficit nexum, viene fatto un collegamento, viene fatto un bilanciamento, se vogliamo, et levia ponderibus in iberi quominus evolent, e le cose, gli elementi leggeri sono frenati da quelli pesanti affinché non volino via quominus evolent. Questa è una proposizione secondaria di secondo grado relativa. Contraque gravia suspendi levibus in sublime tendentibus, e invece gli elementi più pesanti sono sospesi
affinché non cadano né ruant, né è una proposizione secondaria di secondo grado finale, né ruant, levibus in sublime tendentibus, grazie agli elementi leggeri che tendono verso l'alto.